Intanto mi chiamo Mirabello e non Portobello. Portobello, Ciccio Bello. Io non so che ho chiamato. Saccio solo che voi mi stanno facendo domandare verso me né al paese. Ma tutti io non avessi potuto la consegna vostra. Vorrei raccontare che le tasse non si sfuggi, i bullette quando arrivano stanno a pagare. È inutile, ma mi secutati. I soldi vi potete esigere a banca eccetera. Ma quanto volte volete a dire che io sogno inondato dei debiti? I soldi là, mio zio, io sogno disoccupato cronico. Per mia voi potete essere uno fuoco. La cosa non mi riguarda. Siccome un bollette ne esce vostro nome e cognome, io è chiaro il manifesto che cerca voi e non a vostro zio. Lo sapete che facevo? Che facevo, sentevo? Tipo che facevo tutti ogni. Io mi lasso e voi vi dirigete con calma. Tutti i miei sono! Che sono di me? Vi auguro una buona lettura. Arrivederci. Arrivederci. Carissimi amici telespettatori, ben ritrovati ancora una volta con l'approfondimento sempre su Antenna del Mediterraneo. Oggi siamo a Pace del Mela, parliamo di teatro, parliamo di una compagnia veramente divertente come l'Allegra Brigata. Siamo pronti anche per quest'oggi, guardate questo approfondimento che sicuramente vi divertirete. 3, 2, 1, via, si parte! Ah, e poi senti una cosa, chi è che mi fece pigliare a pensione di un valetutta? A te la funzione non vale da toccare perché hai l'ente che ha pensato testa. Estate piena di risate insieme alla compagnia L'Allegra Brigata. Siamo con il regista Nino Bartolone in scena qui a Pace del Mela. Intanto complimenti, come nasce questa compagnia? Eravamo un gruppo di amici che non sapevamo come trascorrere i giorni, le serate. Allora abbiamo pensato, facciamo un gruppo teatrale, vediamo un pochino se ci possiamo divertire con questo. E così è nata L'Allegra Brigata. Sì, sapeva scavare, a forza sapeva scavare. Come non detto, io che pensavo che tu avessi trovato qualcosa di serio. E poi si dice bodyguard, bestia, non bobcat. Ma tu dici direttamente guardia del corpo, che ti viene più facile. Io non saccio che tu che sapeva scavare, saccio solo che ci mandai subito curriculum di quando era guardia giurata. E la fotografia di quando era bersagliere con un bello zoppo di gallo cetriolone che mi scorria tutto. Siete tutti amici, tutti con la passione per il teatro, ma quanto è importante per voi recitare davanti a un pubblico? Ci dà quella soddisfazione che poi è la fase finale del lavoro che viene svolto durante tutto l'inverno. Noi ci lavoriamo su una commedia 5-6 mesi, poi alla fine la nostra soddisfazione è far sorridere la gente, farli divertire e passare una serata in allegria. Stasera che cosa proponete? Stasera proponiamo Uspedugia Faccendi, una commedia in dialetto siciliano che ho scritto io qualche mese fa, piena di spunti molto ma molto interessanti anche dal punto di vista sociale. Finalmente a casa, chi giunnavedda o giallips, ma meno male che oramai mi conosce, e con una scusa mi fece uno scavaccare a figlio. Guai! Oh, ma! Ah, sì, e tu casi? È un'amica che sono lavoro quando avevo trasuto, io sempre a casa. Ma non ci aveva manco fatto caso. Senti una cosa, me ne potenda, e in giro. Ida, una maestra, zio, entra la cucina, Ida, sono andata, e mezza giornata in sulta mia, e mezza giornata a provare cose belle con voi. Ah, Ida, sì, che ne brava nel mondo. E poi ho riabitere con di bende su ditta di pensione che ci fece pigliare. A voglia cosa che può cattare. Oh zio, con i 4 soldi che piglia non ci bastano manco per pagare i bolletti. E chiesto perché tu non fai niente, perché se tu farevi qualche cosa i soldi basterivano, e come basterivano? Oppure zio, se vuoi mentre qualche cosa nell'economia della famiglia, va? Ma non dire lo carico lo solo. Cosa Pietro? Tu sai che io tutto quello che faccio lo faccio gratis. Ah. E certo, io l'hai un tuo DNA, la capacità di intuire l'angolo giusto, un pertuso giusto, un nemanfilo, e un stato, sac, la va a pagare come un cornuto.
E quindi voi, zio, vorrei dire che tutte queste situazioni è nasciuta di poco e facile. Sicuramente si fa per passione, c'è un gruppo di lavoro che sistema le scenografie, che va a parlare con i comitati, con i comuni, non è semplice. No, non è assolutamente semplice, soprattutto in questo contesto economico di questo periodo, perché tutti i comuni ci dicono non abbiamo soldi, però ci sono delle spese vive che noi assolutamente dobbiamo affrontare, tipo il service, il montaggio delle scene, la costruzione delle scene, perché per ogni commedia noi costruiamo delle scene nuove. Come sì. Si è accomodato perché è sprofondato su Montuano che pensa. Sì, c'è la signora Cammela. Signora Cammela, signora Cammela, buongiorno. Eminente cavaliere, salutiamo. Prego, prego, accomodatevi. Ditemi, piano piano, ditemi tutto. Don Mariano. Sentite. Ui, a me e a mio marito, a fare dare un po' d'uno d'usino. Un po' d'uno d'usino? Perché come? Tu sapete cosino è un tipo una vecchicenda particolare? Sì, lo saccio che la situazione è difficile, però voi non c'è niente di difficile, non facite modesta, avanti. Effettivamente avete ragione, io sono il mio meglio. Ma insomma, parlate, decidimi, sderrubatemi. Io proprio che un rubo si è fatta! Voi lo guardate in un pezzo di terra, chi lo aveva a Torrenova, proprio che non tutto rubone! Certo come rotto, che succede? E allora? Insomma, sdorubammo loro! Ma perché la gitta non era tanto bandito? E poi fecero una stanzicella! Ma una cosetta di niente, un 6 per... Ma 6? 6 per 6! Ah, 106 metri quadri, niente di che, insomma! E allora, dai, che fecero sta stanzita? Come mai l'Allegra Brigata? L'Allegra Brigata, così, proprio volendo dare il senso di quello che vuole essere l'allegria, il divertimento, e il piacere di stare insieme, ecco, questo è stato lo spunto che ci ha portato a scegliere questo nome per la compagnia. Ma si diventa regista oppure si nasce regista secondo te? Ma secondo me si diventa regista. Io ho iniziato che avevo 19 anni a recitare in diverse compagnie, poi ho incominciato a costruire dei gruppi per vedere un pochino se le mie capacità erano tali da poter fare il regista, e vedendo i risultati eccellenti che riuscivo, senza voler essere assolutamente presuntuoso, ho continuato con altre compagnie fin quando ho fatto una compagnia mia di amici proprio stretti che ci conosciamo da tantissimi anni. E tu già qui? Ma scusa, e io per le scale? Con chi parlavo allora? Maledetto! 24 ore, per favore! Buongiorno, sa! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, dico! Buongiorno! Mi scusi, sa? La botta! Sempre mincio! Meno male che ci sono io, direttore! Mi scusi, sa? Per questo piccolo handicap! Sì, ma così dico! Si fare carriera! Sì, come dire, insomma, raccomandato, direttore! E no! E per una botta! E no! Aiutato, bravo! Bravo la botta! Grazie, direttore! Ma dico, cosa facciamo? Ancora in piedi! Accomodiamoci! Prego, direttore, si accomoda dove ritiene opportuno. Certo! Certo! Anzi, se saltasse a caso con domani, così certo. È un po' comodo, dopo che tu da casa. Prego, dove accomodiamoci! Certo! Saltiamone! Oh. Ma dico, ancora non siete! Accomodiamoci! Accomodiamoci! Certo! Oh. Direttore! Prego, ancora di piedi, accomodiamoci. Il teatro e i giovani, qui a Pace del Mare c'è un auditorium meraviglioso, ma i giovani come rispondono?
Ma guardi, i giovani non rispondono molto bene da questo punto di vista, su 10 forse uno ha la passione del teatro, perché oggi diciamo che le attenzioni sono un po' rivolte verso i social, insomma, ecco, questo credo che sia un aspetto che andrebbe corretto. Io difatti a qualche preside di qualche presidio avevo proposto di fare dei gruppi di lavoro per poter cercare di avvicinare i giovani a quello, i ragazzi in modo particolare, a quello che è la passione per il teatro. Con l'intelligenza sopraffina riuscì a mutare la situazione da così a così. E che ci vuole? Niente. Basta che ci disse gente che Mezzino non c'era, ma come dire, sostituire benissimo io in quanto allievo da lui. Oh, i soldi cominciarono a trovare in abbondanza, fu che grave, questo si faceva pagare in anticipo come all'avvocato. Certo, a sto punto qualcosa c'è dalla vista rosomba. E su questo mi stai impegnando al massimo delle mie possibilità umane, non mi ha riuscito niente. Ma posso credere che la mia intelligenza non riesce a concludere qualcosa. Intanto ci dico, le cose procedono bene, che quanto prima la situazione si sblocca, insomma, come si suol dire, vai dentro su una coda. A coda? A te da mettono, un giorno dopo, non appena se ne accorgono chi sta pigliando in giro. Però pure a te da piaciuto. Noi ringraziamo Nino Bartolone, il regista della compagnia teatrale Allegra Brigata. Ritorneremo a trovarvi magari il prossimo anno con un'altra bellissima commedia brillante. L'approfondimento su Antenna del Mediterraneo ritornerà tra qualche giorno. Saluti, ciao. Arrivederci. Insomma, cara nipote, sì, veni da casa. Sì, ma che fine facisti? Veni da casa. Ora che ha subito tutte cose, ma posso contare tutto. E contate, zio. Ad a sapere che tanto tempo fa feci un viaggio in Tobruk, desideroso di conoscere l'Africa. Ero giovane e amante dell'avventura. Mai avrei potuto immaginare quello che vivi in quelle zone sperdute del mondo. Fame, miseria, disperazione, malattie. Bambini che ti guardano con quegli occhi piangenti, magri e sanguinanti, e tu non puoi fare nulla per aiutarli. Ti sale in gola un nodo di dolore che ti fa piangere il cuore. Povero zio, che brutta esperienza! Io non l'avevo visto, lo so tu. E che sto sapio? Tornai a casa cambiato, per giorni e giorni non riuscivo a dormire. Rivedevo ancora quei bambini disperati, denutriti e malati. E allora feci un giuramento. Nel mio piccolo dovevo riuscire ad aiutarli. Ecco, sì. Ho messo da parte tutto quello che guadagnavo. Contavo di costruire loro un piccolo ospedale, attrezzarlo con dei medici, con dei farmaci, con del personale che potesse dare loro una speranza, un futuro che non fosse fame e miseria. Piano piano ci sono riuscito, ma purtroppo la burocrazia locale aveva bloccato tutto. Ma siccome sogno meglio, riuscì a risolvere tutto facendo questo viaggio. E non sapete quanto sogno contento. La settimana scorsa riuscimmo a fare l'inaugurazione e finalmente ho realizzato il mio sogno, aiutare chi ha bisogno. Bravo, sì, bravissimo.